Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Una vera e propria occupazione militare della sanità lametina ad opera dei clan locali è quanto emerge dall'operazione Quinta Bolgia della DDA di Catanzaro, condotta dalla Guardia di Finanza. 24 le persone arrestate, tra queste anche l'ex deputato Pino Galati. Ambulanze scassate, personale non qualificato, è allucinante quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche dell'operazione Quinta Bolgia. Mimmo Lucano, il sindaco sospeso di Riace, sentito dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio, sono qui, ha detto, per ottenere giustizia per Riace. Sono iniziati oggi i lavori per l'abbattimento dell'ex hotel Jolly a Cosenza. I tempi previsti per il completamento dell'opera fissato in 12 mesi. La Congregazione della Dottrina della Fede ha concesso il via libera all'apertura della causa di beatificazione, gioia e soddisfazione in tutta la Calabria. Il cadavere di un 70enne senza fissa dimora è stato trovato questa mattina a Paola dagli addetti alla pulizia, indaga la polizia ferroviaria. Nel campionato di Serie C brilla la Stella del Rende, primo in classifica, colpo del Catanzaro a Catania e vittoria della Regina con la Paganese. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro TG, la cronaca in primo piano con l'operazione Quinta Bolgia, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. 24 gli arresti, sequestrati i beni per 10 milioni di euro tra Catanzaro e Lamezia, arresti domiciliari per l'ex deputato Pino Galati. Particolari nel nostro servizio. Era l'Andrangheta che controllava e gestiva diversi settori della sanità lamettina. L'operazione Quinta Bolgia ha svelato il sistema attraverso cui le cosche egemoni sul territorio lucravano sul servizio di autoambulanza ma anche sui servizi funebri. Un'indagine che parte nel 2010 e che coinvolge anche l'ex deputato Pino Galati, finito ai domiciliari. E noi abbiamo due famiglie che rappresentano la famiglia di 'Ndrangheta Iannazzo, e abbiamo la famiglia Putrino e la famiglia Rocca, che si fanno la lotta fino al 2013, dal 2013 in poi fanno la pace, si accordano, si spartiscono sostanzialmente il business, gli affari delle ambulanze. A un certo punto Putrino si rivolge a Galati, nel 2015, luglio 2015, per far sì che Galati intervenga sul direttore dell'ASP pugliese, che a sua volta deve parlare con Perri, appunto per impedire che si faccia questa gara. Che noi abbiamo tutto questo periodo, in 8 anni non si fa mai la gara per la gestione del soccorso. Uno scenario inquietante, dunque, quello che emerge dall'inchiesta, una criminalità organizzata che si inserisce nei gangli vitali dell'economia grazie anche alla compiacenza di politici e amministratori pubblici. In questo caso le indagini ci hanno restituito appunto un contesto di pubblici amministratori che, scevri da ogni timore rispetto a esponenti della criminalità organizzata, agiscono piegando le funzioni della pubblica amministrazione all'interesse privato dell'imprenditore di turno, che nel caso di specie offre il servizio peraltro in modo inadeguato alla pubblica amministrazione, e conseguendo dei risultati anche personali. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per un valore di 10 milioni di euro. L'ombra dell''Ndrangheta sulla gestione del servizio delle ambulanze, mezzi rotti e personale non qualificato è quanto è emerso dalle intercettazioni dell'operazione. Vediamo.
È un quadro allarmante quello che viene fuori dall'operazione Quinta Bolgia, che ha portato all'arresto tra Catanzaro e Lamezia di due politici, amministratori pubblici ed esponenti dell''ndrangheta. Le cosche avrebbero gestito in regime di monopolio i redditizi settori delle ambulanze sostitutive del servizio pubblico, delle onoranze funebri, della fornitura di materiale sanitario, del trasporto sangue e altro ancora, grazie anche alla compiacenza di dirigenti dell'azienda sanitaria provinciale. 24 le ordinanze cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza, 12 in carcere e 12 ai domiciliari, tra loro anche l'ex deputato Pino Galati, che insieme all'ex consigliere comunale di Lamezia Luigi Muraca avrebbe rappresentato l'anello di congiunzione tra il contesto ndranghetistico e la dirigenza dell'ASPA. Nel mirino degli inquirenti due gruppi imprenditoriali riconducibili alla cosca confederata Iatnazzo Cannizzaro da Ponte, il gruppo Putrino, che dal 2009 aveva acquisito una posizione di predominio nella gestione del servizio sostitutivo delle ambulanze del 118, un gruppo che grazie ai rapporti con i vertici dell'ASPER è riuscito ad operare in assenza di una gara a seguito di reiterate proroghe. Quando l'imprenditore Putrino venne colpito da un provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla prefettura di Catanzaro, nel settore si inserì il gruppo Rocca con un'associazione temporanea di scopo, ma anche dalle conversazioni captate emerge un'allarmante carenza tecnica e organizzativa in capo all'ATS, che aveva dato esecuzione al servizio con ambulanze non adeguate da un punto di vista meccanico e non provviste di adeguate dotazioni elettromedicali. Sentono poco, preparati le sigarette, insomma, che abita caporando un arresto, non portati a non, ma mi arrestano, stati tranquilli. Non meno preoccupante è quanto emerso in merito poi alla circostanza dell'impiego di personale non qualificato e non provvisto delle adeguate abilitazioni professionali. E c'è una notizia, restiamo a Catanzaro, restiamo in procura, appena battuta dalle agenzie. Il presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, indagato per abuso d'ufficio nell'inchiesta sul reintegro del dirigente regionale Salvatore Lopresti, è stato interrogato in procura a Catanzaro nel primo pomeriggio. A riferirlo, rispondendo alle domande dei giornalisti, è stato l'avvocato Paolo Gemelli, legale dell'assessore al personale della regione Calabria, Maria Teresa Fragomeni, anche lei indagata nella stessa inchiesta insieme ad altri componenti dell'esecutivo e a due dirigenti dell'ente. A Cosenza adesso per i lavori che sono stati avviati, i lavori di abbattimento dell'ex Hotel Jolly, limitazioni al traffico su Lungo Crati, parte quindi la riqualificazione dell'area dove sorgerà il Museo di Alarico. Vediamo. Le immagini riprese da un drone mostrano il braccio a pinza di una grande ruspa che aggancia e sgretola il cemento della struttura. Sta per cambiare lo scenario del centro storico di Cosenza. Da questa mattina si lavora per demolire l'ex Hotel Jolly. Trovato l'accordo tra Comune, Regione e Ater, è stato dato il via libera alla ditta incaricata di abbattere lo scatolone, che è stato negli ultimi 68 anni sede di un albergo, di un istituto bancario e dell'ente che gestisce l'edilizia popolare. Si tratta di un'operazione delicata perché è necessario preservare l'integrità e la stabilità di due piani e non danneggiare gli edifici circostanti. È un'operazione complicata, delicata. Non era possibile immaginare un altro tipo di intervento perché questo è quello che risulta, tra virgolette, più pulito e anche meno rischioso per l'intero centro storico, perché gli altri tipi di demolizione potrebbero provocare delle sollecitazioni magari anche rischiose. La viabilità sul Lungo Crati nel tratto tra Piazza Valdesi fino al Ponte Galeazzo di Tarsia sarà interdetta fino al 30 novembre. L'intervento è diviso in due fasi. La prima riguarderà la demolizione della struttura, poi si realizzerà il Museo di Alarico. I tempi previsti sono circa 13 mesi, questa qui è la data prestabilita come scadenza. Salvo imprevisti, e mi auguro che non ce ne siano, per come è stato programmato il tutto, dovremmo farcela tranquillamente in questo periodo. La parte che rimane verrà inglobata nella nuova struttura, quindi rimarrà attaccata con delle travi in acciaio, rimarrà bloccata all'interno della nuova struttura.
A Paola adesso, dove un settantenne senza fissa dimora è stato trovato morto questa mattina in stazione, indaga la polizia ferroviaria. Vediamo. È finita su una panchina nell'atrio della stazione ferroviaria di Paola la vita di un settantenne che non aveva una casa in cui tornare, uno dei tanti senza fissa dimora invisibili che popolano la città del Tirreno e che di notte cercano un giaciglio su cui dormire, non importi si tratti di una panchina scomoda. L'uomo è stato notato questa mattina dagli addetti alle pulizie, si sono avvicinati, hanno compreso il dramma e allertato le forze dell'ordine. Che cosa è successo? È stato un malore a stroncare l'esistenza del settantenne? È accaduto altro? Si poteva salvare? Domande che al momento restano senza risposte. Di certo si sa che il clochard era senza documenti e che il suo cadavere è stato portato all'obitorio dell'ospedale di Paola, dove si procederà per identificare l'anziano. La polizia ferroviaria ha avviato indagini. Nella stazione intanto la corsa di sempre verso il treno che parte o quello che arriva, un luogo che è crocevia di destini e che ha rappresentato la destinazione finale per il settantenne morto in solitudine. La tristezza di chi oggi si è imbattuto nel fagotto immobile, coperto alla meno peggio sulla panchina per ripararsi dal freddo, l'ultima notte di indifferenza in cui quel passato solo da lui conosciuto si è confuso con il presente, nel buio il futuro è svanito, consegnando alle forze dell'ordine il cadavere di un uomo senza identità. Era una notizia attesa da ben 9 anni, ossia dalla morte di Natuzza Evolo. La Congregazione della Dottrina della Fede ha concesso il via libera per l'apertura della causa di beatificazione. Vediamo. La Congregazione della Dottrina della Fede, a seguito delle nostre relazioni, e ringrazio anche alcuni relatori che sono presenti qui a questa nostra celebrazione. Stavo dicendo la bella notizia che la Congregazione della Fede ha sciolto le riserve ed ha dato il parere favorevole per aprire la causa. Il sogno si avvera, l'attesa speranza si compie. Il tanto sospirato annuncio del Vescovo ieri, nel corso della celebrazione del 25° anniversario dell'arrivo della statua della Madonna Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime. La Congregazione della Dottrina della Fede ha dato il via libera all'apertura della causa di beatificazione di Natuzza Evolo, la mistica di Paravati morta nel giorno di Tutti i Santi del 2009. Ad ascoltare i fedeli che si sono radunati a migliaia alla Villa della Gioia. Monsignor Luigi Renzo già questa mattina è partito per Roma per recarsi in Vaticano ed incontrare il segretario della Congregazione dei Santi e concordare le procedure da seguire. Forte emozione, giubilo ed applausi da parte dei numerosi fedeli appartenenti ai cenacoli di preghiera presenti in Italia e all'estero, assiepati per seguire la processione della statua e la funzione religiosa. E ora ci spostiamo invece a Gioia Tauro, perché il presidente di Confindustria ha incontrato il viceministro, ha chiesto più attenzione per lo scalo. Vediamo. Serve un preciso impegno del governo per il rilancio del principale sistema economico della Calabria, vale a dire il porto di Gioia Tauro, in attesa dell'avvio della zona economica speciale, e la sollecitazione che il presidente di Confindustria Reggio Calabria Giuseppe Nucera ha rivolto nel corso dell'incontro che si è svolto a Roma al vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi. Nucera ha quindi puntato i riflettori su quelli che ha indicato come alcuni dei problemi più urgenti da affrontare. In primo luogo la sostanziale esclusione di Gioia Tauro dalla nuova via della seta e il pregiudizio diffuso: nessun imprenditore investirà fin quando Gioia Tauro sarà vista come terra di 'ndrangheta, laddove invece i dati evidenziano che le mafie agiscono in altri porti, come conferma il più grande sequestro di eroina della storia più recente messo a segno nel porto di Genova. È necessario mettere in campo iniziative di comunicazione e marketing industriale, come stanno facendo Confindustria Reggio e Unindustria Calabria. Ci stiamo giocando una partita delicatissima, spiega, con il tessuto socioproduttivo del nostro territorio che rischia di rimanere stritolato nella contrapposizione tra interessi diversi che fanno capo a colossi internazionali del settore.
Torniamo nel Cosentino, esattamente nell'area urbana, tantissime le telefonate giunte oggi in redazione, ci sono disagi veri nelle famiglie dell'area urbana a causa della carenza idrica, rubinetti a secco, arrende ormai da giorni e nessuna informazione per i cittadini. Le altre notizie nelle nostre brevi di cronaca. Mimmo Lucano si è recato quest'oggi negli uffici della Procura di Reggio Calabria per essere sentito come persona informata sui fatti dal procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia Giuseppe Lombardo. Sono a Reggio, ha detto, per ottenere giustizia per Riace. Il sindaco sospeso ha inoltre sottolineato di aver agito sempre a fin di bene e di avere la coscienza tranquilla. Due cittadini romeni di 25 e 42 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Isola Capo Rizzuto con l'accusa di rapina. I due, dopo essersi introdotti in casa di un connazionale, lo avrebbero picchiato per poi appropriarsi di 1.600 euro in contanti, una bicicletta e un telefono cellulare. Le indagini avviate hanno consentito di rintracciare i presunti responsabili e di recuperare tutta l'area furtiva consegnata al legittimo proprietario. I due sono stati portati nel carcere di Crotone. Non si ferma la protesta degli studenti del liceo scientifico Galilei di Trebisacce. Dopo le manifestazioni dei giorni scorsi, sono astenuti dalle lezioni e continueranno, dicono, a disertare le aule ad oltranza fino a quando la situazione non sarà risolta. Alla base della protesta avviata all'inizio dell'anno scolastico ci sono i dissidi con una docente iniziati già lo scorso anno. A fianco degli studenti si è schierato anche il sindaco della cittadina ionica Franco Mundo. Assieme ad altre sei persone avrebbe tentato di rubare in un albergo di Isola Capo Rizzuto. Un cittadino romeno di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato furto e porto di arma da fuoco clandestine. Indagini sono in corso per identificare gli altri appartenenti al gruppo. Visita a sorpresa del cantautore Dario Brunori a Civita, musica e vicinanza alla comunità locale molto provata dopo la tragedia del Raganello. Vediamo. La musica tra i vicoli di Civita, sorpresa il concerto di Dario Brunori, cantautore calabrese, in arte Brunori Sas, tra i più accostati artisti italiani, ha voluto visitare il centro Arbrescio colpito nell'agosto scorso dalla tragedia del Raganello. La vicinanza alla comunità locale, l'occasione per ridare visibilità a uno dei borghi tra i più belli della regione. Qui si vive di turismo. Brunori ha ammirato il Ponte del Diavolo e le gole ed ha promesso di ritornare per incoraggiare gli sforzi che si stanno facendo per dare speranza a Civita e alla sua comunità. L'iniziativa promossa dall'Associazione Futuro Plurale dell'ex parlamentare Franco Laratta e dal municipio. Sono stato invitato, ha detto Brunori, e ho accettato volentieri. In un mio disco ho fatto un percorso di esorcismo dalle paure. Questo mi sembra un buon gesto per esorcizzare alcune paure e spingere le persone a tornare a Civita nonostante quanto accaduto. Incontrare questa comunità, concluso Brunori, mi ha dato e insegnato molto. Per gli appuntamenti vi segnaliamo domani a Reggio Calabria, in Piazza Italia, davanti alla Prefettura, dalle 12 alle 13, il flash mob giù le mani dall'informazione, promosso dalla Federazione della Stampa Italiana e dal Sindacato dei Giornalisti della Calabria. È aperto non soltanto ai giornalisti, ma anche ai cittadini e alle associazioni che considerano l'informazione un bene essenziale per la democrazia. All'iniziativa ha già aderito il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e il Consiglio Regionale della Calabria. Tutti insieme per dire basta attacchi ai giornalisti, quella di Reggio Calabria
Calabria e di tante altre piazze italiane, scritte in una nota, vuole dunque rappresentare una prima risposta pubblica agli attacchi del vice premier Luigi Di Maio e di quanti pensano di poter ridurre al silenzio l'informazione italiana. A Cosenza adesso per il premio Cultura della Dante Alighieri, vediamo. Il Salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzzi ha ospitato la cerimonia di premiazione della sesta edizione del Premio Cultura Dante Alighieri. Questo Premio Cultura Dante Alighieri è in linea con le direttive del nuovo corso che il nostro presidente nazionale, il professor Andrea Riccardi, ha voluto dare alla società Dante Alighieri. Infatti lui sostiene che la cultura si deve sposare con lo sviluppo. In questa ottica abbiamo voluto dare degli esempi positivi e propositivi alle giovani generazioni, pensando che è necessario aprire alla speranza e alla fiducia nel futuro, però nello stesso tempo fare capire che i traguardi non si raggiungono facilmente, perché nulla si può improvvisare, ma tutto si deve conquistare con la forza di volontà, l'impegno, lo studio, la correttezza, la disciplina e soprattutto con una buona dose di sacrificio. Nel corso dell'evento, patrocinato dall'amministrazione comunale, premiati l'anatomopatologo Francesco Callea, la giornalista del TG1 Laura Chimenti, il docente universitario italo-canadese Gabriel Niccoli e la cantante Rosa Martirano. Il premio, destinato a cosentini di nascita o di origine, del passato e del presente, oltre a promuovere la lingua e la cultura italiane in tutte le sue manifestazioni, ha voluto mettere in evidenza il contributo che i cosentini hanno dato e continuano a dare non solo all'Italia ma anche al resto del mondo. Siamo allo sport. Nel campionato di Serie C, brilla la Stella del Rende, primo in classifica. A proposito, il derby tra Rende e Vibonese in programma sabato si giocherà a Lorenzon. Per il Catanzaro invece colpo a Catania, la vittoria della Regina con la Paganese. Il punto nel nostro servizio. Vince e vola in testa il Rende, che con il successo sulla Sicula Leonzio in quel di Lentini conquista il quinto successo consecutivo e guarda tutti dall'alto. La squadra di Modesto, dopo un inizio di stagione alla grande, viaggiando a punteggio pieno, era inciampata con Catania, Juve, Stabia e Potenza, rialzando però subito la testa e concentrandosi sul lavoro e sui prossimi impegni e riuscendo a gettarsi alle spalle qualche incidente di percorso. Così in pochissimo tempo non solo si è rimessa in carreggiata, ma ha superato le concorrenti, attestandosi meritatamente al primo posto. Nella sfida con i siciliani ha mostrato tutta la maturità raggiunta e le trame di gioco inculcate dal suo tecnico, riuscendo con un gol per tempo a portare a casa 3 punti d'oro che la consacrano regina del torneo, tenendo a distanza, seppur minima, le concorrenti Trapani e Juve Stabia. Ma non c'è tempo per esaltarsi, sabato c'è in programma un altro derby, quello con la Vibonese, con l'incognita Lorenzon. Vedremo cosa accadrà per quel che concerne l'impianto rendese. Vincono anche Catanzaro e Regina, i giallorossi di Auteri espugnano il Massimino e proseguono nella serie positiva. Canutè prima e Giannone poi decretano un successo ampiamente meritato dalla squadra di Auteri, che domina la gara e forse avrebbe meritato anche un punteggio più ampio. I rossazzurri incappano in una giornata storta con una prova incolore, perdendo anche l'imbattibilità fra le mura amiche. Le Aquile invece hanno mostrato organizzazione e grande identità di gioco, presupposti da cui ripartire per la sfida di sabato con il Rieti. Vince di misura anche la Regina contro la Paganese, che si godrà ora il turno di riposo con 3 punti che fanno morale e che infondono fiducia a tutto l'ambiente amarante. Serviva vincere, serviva fare 3 punti, che era la cosa principale. È chiaro che ci aspettavamo una partita difficile, perché, come ho detto la scorsa settimana, dopo Rende la Paganese secondo me meritava qualche punto in più. La classifica della Paganese era e rimane bugiarda. È una squadra che gioca a calcio, che ha delle buone individualità
e secondo me siamo stati bravi a non perdere la pazienza, a mantenere gli equilibri e a sfruttare un'occasione importante con un calcio piazzato, con un difensore, però poi se andiamo a vedere le situazioni importanti e se le andiamo a contare, secondo me, al di là del gioco che in certi momenti non è stato brillante, però abbiamo avuto una supremazia direi abbastanza marcata. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Alta pressione in deciso rinforzo sull'Italia con generali condizioni di bel tempo e clima molto mite. Farà fresco solo nelle ore notturne, al primo mattino nelle aree interne e vallive. I sistemi perturbati atlantici viaggiano su un canale che va dalla penisola iberica a quella scandinava. Domani tempo stabile, cielo sereno poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperatura in ulteriore lieve aumento. Per domani venti settentrionali ovunque, deboli sul Tirreno e Alto Ionio con mare quasi calmo poco mosso. Moderati su Ionio centro-meridionale con mare poco mosso, localmente ancora mosso il settore regino meridionale. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.